Ciao e benvenuti in questa nuova sessione di mini studio biblico su come preparare una testimonianza. L'argomento, come abbiamo detto all'inizio di questa playlist, è proprio questo, la testimonianza. E iniziamo subito col dire una cosa, col rispondere a una domanda, ossia, cosa è una testimonianza? Secondo Wikipedia, secondo alcuni enciclopedie che ho trovato online, la testimonianza è la dichiarazione fatta da un testimone. La seconda domanda nasce spontanea. Chi è un testimone? Ovviamente, sempre facendo riferimento a Wikipedia o a alcune enciclopedie che ho trovato online, la parola testimone rappresenta una persona, in modo particolare, una persona che abbia partecipato a un evento, che abbia visto qualcosa, che abbia ascoltato qualcosa, che è testimone di qualcosa che è successo. Secondo ciò che lui ha visto, secondo ciò che lui ha udito, può raccontare i fatti e viene chiamato proprio testimone. Ovviamente ci sono anche diversi tipi di testimoni. Se vogliamo parlare del testimone, ad esempio, che si trova in un tribunale che deve testimoniare in un processo, il suo compito principalmente è proprio questo, quello di dichiarare, affermare ciò che ha visto o ciò che ha udito in un X fatto che sia successo. Quindi abbiamo compreso finora che la testimonianza è la dichiarazione fatta da un testimone e il testimone è una persona che ha assistito o ha visto o ha ascoltato qualcosa alla quale può raccontare ad altri. Ho voluto portare l'esempio del tribunale perché magari puoi capire bene, ecco, qual è la funzione del testimone, ecco, perché parliamo in una lingua, ecco, che oggi ci possiamo capire tutti, ecco. Però quello di cui ti voglio parlare, quello di cui voglio trasmetterti è la testimonianza spirituale, ovviamente la testimonianza che riguarda l'aspetto della fede. Ovviamente questo è un argomento molto vasto, quindi faremo diverse sessioni in questa playlist, ma prima di iniziare ad entrare nei dettagli, vogliamo leggere alcuni versetti della parola di Dio. In modo particolare, leggeremo la testimonianza di una persona che si è convertita al cristianesimo, che si è convertita a Cristo, e attraverso quella testimonianza potremo trarre dei punti su come, ecco, preparare la nostra testimonianza. Quindi iniziamo, apriamo la Bibbia e leggiamo qualche versetto. Il testo dalla quale leggeremo questa bellissima testimonianza si trova nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 26. Il testo è un po' lungo, però è necessario che lo leggiamo affinché possiamo comprendere la struttura di questa testimonianza. Paolo, che è l'Apostolo Paolo che parla, ci insegna esattamente come testimoniare agli altri di Gesù. Leggo dal versetto 2 ed è Paolo che sta parlando e si rivolge al re Agrippa. Dice così la scrittura: Re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei. Soprattutto perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che ci sono tra i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù, che ho trascorsa a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, è nota a tutti i giudei, perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppure vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione, sono vissuto da fariseo e ora sono chiamato in giudizio per la speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, della quale promessa le nostre 12 tribù, che servono con fervore Dio notte e giorno, sperano di vedere il compimento. Per questa speranza, o re, sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risuscita i morti? Quanto a me,
In verità pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù in Nazareno. Questo infatti feci a Gerusalemme e avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti dei santi. E quando erano messi a morte, io davo il mio voto. E spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare e, infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere. Mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitrare contro il pungolo. Io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alla quale io ti mando, per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevono per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma prima quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni, ho predicato che si ravvedano e si convertono a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, dopo avermi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dire nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. Fin qui la parola del Signore. Bene, come avrai potuto ascoltare, Paolo si stava giustificando davanti al re Agrippa perché è stato accusato ingiustamente, ovviamente, dai farisei, dalla setta dei farisei, perché lui predicava il Vangelo, perché lui predicava il Vangelo di Cristo. E lui, nel difendersi, ha raccontato esattamente e in un modo straordinario la sua testimonianza. E ora andremo a scandagliarla, andremo a vedere punto per punto cosa lui è andato a analizzare, di cosa lui ha parlato. E per iniziare passiamo subito al primo punto. Il punto esatto da dove Paolo inizia è chi era prima di conoscere Cristo. Lui si dichiara assassino perché ha detto chiaramente che prima di conoscere Cristo uccideva i cristiani. Quando emanavano un verdetto di morte verso i cristiani, lui dava il voto, quindi dava l'autorizzazione. Quindi potremmo dire che Paolo era un perfetto terrorista. Sì, un assassino, una persona che secondo lui faceva la volontà di Dio. Invece stava uccidendo letteralmente parecchi cristiani. Ecco, Paolo inizia proprio così la sua testimonianza, dicendo prima di tutto chi era prima di conoscere Cristo. E cosa si evince fuori? Si evince che lui era un apparente religioso. Ossia, si evince chiaramente che secondo lui
faceva la volontà di Dio di ammazzare i cristiani, perché questi cristiani avevano introdotto questa nuova via, affermavano che Gesù era il Cristo, che Gesù era il Messia mandato da Dio, che è risuscitato dai morti, che siede alla destra del Padre. Quindi, secondo questa dichiarazione, per Paolo era bestemmia. Quindi lui stava uccidendo i cristiani, secondo lui, per volontà di Dio, cioè perché stavano trasgredendo la legge di Dio. Quindi potremmo dire benissimo che in buona fede, come si usa a dire molte volte anche oggi, in buona fede lui stava facendo la volontà di Dio, ma realmente non era la volontà di Dio, perché infatti poi si è fermato. Passiamo ora al secondo punto. Dopo aver raccontato Paolo chi era prima di aver conosciuto Cristo, racconta nei minimi dettagli come ha conosciuto Cristo. E dice lui, racconta che mentre si trovava sulla strada per andare a Damasco, per andare a uccidere altri cristiani, per andare a fare una grande esecuzione, dice che una luce sfolgorante, una luce più forte del sole, dei raggi del sole, lo abbagliò. Lui e tutti i suoi e tutti quelli che erano con lui caddero a terra, ma lui solo sentì la voce di Gesù che gli parlò, che gli disse chiaramente che Gesù lo aveva scelto per essere un ministro, per predicare l'Evangelo. Ovviamente questa conversione di Saulo è stata un'esperienza fortissima. Oggi noi non ne sentiamo di queste testimonianze, ovviamente, che Gesù appare direttamente a una persona, gli parla direttamente e gli rivolge delle parole così forti come è stata l'esperienza di Saulo, ma abbiamo la certezza che ancora oggi Cristo fa la stessa cosa che ha fatto con Saulo, ossia salva l'anima dall'inferno, dalla punizione eterna, e gli dona vita eterna, una vita eterna con Dio e una chiamata anche, come è stato per l'apostolo Paolo. Quindi vedi, Paolo descrive prima di tutto chi era prima di conoscere Cristo, poi descrive nei minimi dettagli l'incontro che ha avuto con Gesù, il giorno com'è stato, questa luce che l'ha abbagliato, questa voce dal cielo che gli ha parlato, ecco. Ed per entrare nell'ultimo punto, il terzo punto, ossia cosa è successo dopo che ha avuto questo incontro con Gesù. Lui racconta, lui testimonia e dice chiaramente che una volta avuto conosciuto Gesù Cristo, ha avuto questo impatto con lui, ha avuto questo incontro personale con Gesù, ha iniziato a testimoniare agli altri di questo incontro, ha iniziato a predicare l'Evangelo a chiunque si trovava davanti. Ecco, questo è il terzo punto della testimonianza di Paolo, il punto conclusivo. Quindi, ricapitolando questo primo mini studio biblico sulla testimonianza, racconta chi era prima di conoscere Cristo. Racconta nei minimi dettagli l'incontro che ha avuto con Gesù, il giorno in cui è stato salvato, l'incontro che ha avuto personalmente con il Signore, e il terzo punto, racconta, testimonia agli altri ciò che è successo dopo di questo incontro con Gesù. Ecco, questi tre punti ci fanno capire chiaramente, in un modo straordinario, come impostare una testimonianza ai nostri giorni. Ovviamente con questo mini studio biblico abbiamo concluso, ma voglio annunciarti che il prossimo video, dopo di questo, tratteremo la mia testimonianza. Magari già l'avrai ascoltata, ma andremo a analizzare punto per punto un po' come io l'ho impostata, secondo questo criterio di cui abbiamo parlato oggi, e così da aiutarti a poter preparare la tua testimonianza. Detto questo, io ti saluto. Ovviamente, se hai delle domande, se vuoi approfondire questo argomento, se vuoi chiedermi qualsiasi cosa, fallo pure, anche sia tra i commenti, sia anche attraverso i vari social dove io sono, su Facebook, su Instagram, e fammi sapere cosa ne pensi. Sarò onorato di poterti rispondere.
Detto questo, ti saluto e ti auguro una buona giornata. Che Dio benedica la tua vita e la tua famiglia. Shalom!